Ciao Lu, ti scrivo perché vorrei condividere un'esperienza non mia, però vissuta da mio padre. Mio padre è molto scettico e non crede quasi a nulla. Il 10 agosto è venuta a mancare mia nonna. Il giorno successivo, avendola salutata con tutti gli onori che lei meritava e avendola portata al cimitero come di dovere, ci mettiamo in cammino per tornare a casa. Fino a qui tutto normale, se non fosse che mio padre si addormenta, ma non a letto. Decide di appisolarsi sul divano con una piccola luce accesa, ancora sveglio. Vede passare su di lui un'ombra, nitida, molto nitida, che sfreccia veloce su di lui e si dirige via verso la finestra. Nel momento in cui si gira, però, non vede più nulla. Da scettico ha attribuito tutto ciò ad una sorta di condizionamento psicologico, dovuto alla sofferenza per la perdita della madre. Io però non mi sono mai spiegata fino in fondo cosa fosse. O meglio, dentro di me forse speravo fosse nonna che era rimasta con noi ancora un po'. Mi sono sentita di dirtelo perché mi piacerebbe capire meglio se puoi aiutarmi. Un enorme abbraccio e tanti complimenti per quello che fai. Grazie anche per questa email. Io non so cosa possa essere quest'ombra che tuo padre si è visto passare addosso. Potrebbe essere anche la nonna, sua madre. Potrebbe essere il suo dolore forte che si è manifestato. Potrebbe essere un po' tutto. Io non lo so, veramente non lo so, perché le ombre, il discorso delle ombre è un discorso molto ampio. Ho detto più di una volta e lo farò. Ci farò un video proprio sull'argomento perché ci sono vari tipi di ombre, vari tipi di manifestazioni o semplicemente a volte anche suggestione. Potrebbe essere tua nonna, come potrebbe essere il dolore forte che c'era in quella casa, potrebbe essere la negatività che poteva esserci perché magari tutti distrutti, devastati da quella perdita. Quindi dolore, non negatività, scusate, c'è cioè il dolore forte. Potrebbe essere una qualsiasi anima in cammino che ha visto. Potrebbe essere tutto, quindi nello specifico io purtroppo non lo so cosa possa essere. Però voglio pensare che potesse essere la nonna, come hai pensato tu, voglio pensare che possa essere tua nonna, che magari sia passata lì per l'ultimo saluto. Io come sempre lascio a voi anche ciò che pensate. Io ho visto una cosa con la mi spavento da sola. Scusate, voglio sapere anche da voi cosa ne pensate. Io come sempre rimarrò sempre vaga perché non è che ho la spiegazione a tutte le cose purtroppo, però mi piace tanto raccontarvi queste storie, le storie che poi siete voi a raccontarle a me e io sono soltanto un tramite per raccontarle a tutti quelli che guarderanno il video. Lasciate nei commenti ciò che pensate voi. E per questo racconto è tutto, ci vediamo, anzi ci sentiamo nel prossimo racconto. Ciao!